Ciao a tutti ragazzi, sono Orcuverde. In questo video vi mostrerò la nuova modalità competizione che Rockstar ha rilasciato questa mattina su GTA Online. Questa modalità di competizione si chiama Occupazione e Rockstar ha rilasciato ben 7 mappe per questa modalità competizione. L'host della partita potrà impostare il numero dei round, la durata del round da minimo 5 minuti a massimo 15 minuti e il punteggio prestabilito da minimo 200 punti fino a massimo 400 punti. In questa modalità di competizione possono partecipare minimo 2 giocatori fino a massimo 16 giocatori. L'obiettivo di entrambe le squadre è di occupare più territorio possibile. I territori saranno 3, c'è il territorio A, il territorio B e il territorio C. All'inizio della partita spawnerete sull'oppressor, però potete anche scendere dall'oppressor uccidendo i nemici utilizzando le armi presenti nello slot delle armi e potete anche utilizzare i veicoli militari che ci sono sparsi nella zona vicino ai tre territori da conquistare. Ovviamente più la squadra conquisterà il territorio, più i punti della squadra aumenteranno. Vincerà la squadra che avrà raggiunto il punteggio prestabilito, oppure vincerà la squadra che ha totalizzato più punti quando sarà finito il tempo. Devo essere sincero, a me questa modalità competizione non piace. Alla fine è sempre la solita modalità competizione che devi conquistare il territorio uccidendo i nemici. Come la maggior parte delle modalità competizione che Rockstar ha rilasciato fino ad ora su GTA Online. Perciò secondo me è una modalità competizione troppo noiosa, troppo monotona in quanto è uguale a tantissime altre modalità competizione presenti su GTA Online. Fatemi sapere la vostra opinione, un vostro parere riguardo questa modalità competizione, se l'avete provata, se ci avete giocato e se vi è piaciuta. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orcuverde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!